Quando si è bambini, anche i giocattoli più difficili non hanno bisogno di istruzioni per essere compresi, ma di nonni. La prossima concorrente si chiama Stefania ed è stato proprio suo nonno ad infondere in lei l'amore per la pittura. E stasera sarà sul palco di Tusi Kevales per dimostrarci che si può dipingere anche senza colori e che quando scriviamo sulla sabbia, il vento da un momento all'altro può cancellare tutto, ma non il ricordo di ciò che abbiamo scritto. E ora vedremo se riuscirà a lasciare un ricordo anche nella mente dei nostri giudici. Sembra animato, incredibile. Guarda quell'espressione lì, guarda gli occhi. Guarda gli occhi. Quanti anni hai? 40. Ci siamo emozionati, Zeber, veramente. Sì, è bello. Io... è bello. L'hai fatta per tuo nonno? Io l'ho fatta per il mio nonno, che voglio ringraziare. Mio nonno non c'è più, anche se per me è la mia guida spirituale. Io l'ho perso 2 giorni dopo aver fatto il primo quadro. Lui dipingeva. E mi ha regalato prima di morire la sua scatola con i colori, i pennelli, tutto quanto. E mi ha detto, devi fare questo, perché da piccola io mi ha cresciuto a lui. I miei genitori sono vivi e vegeti, però c'era un legame particolare con mio nonno. E questo è il mio modo di ringraziarlo, perché è stato la prima persona a credere in me. Comunque lei, hai rappresentato tuo nonno... Se questo è il modo di ringraziare, è il modo più bello, no? Grazie. Perché hai rappresentato la sua saggezza, il tempo che scorre. Cosa rimane poi dei nonni, di tutti noi, poi? Che sono l'invenzione più bella che Dio ci ha dato. Poi hai rappresentato la vita. E poi hai rappresentato
di quei pennelli in mano te stessa con l'insegnamento del nonno, no? Sì. Che poi diventa un quadro che in realtà poi il quadro altro non è una foto, esatto. Sono i ricordi, no? Che quelli sì. Nessuna morte, nessuna tragedia te li può togliere, no? Infatti. E quindi hai rappresentato in qualche modo quello che è la vita di tutti. Poi bisogna saperne cogliere tutti questi aspetti per viverla fino in fondo e forse per viverla nel modo migliore, cercando di non avere grazie. Rimpianti grazie. E rimorsi. No? Io non so se si può dire, però questa mia presenza qui è ignara ai miei genitori che non sanno nulla. Loro sanno che io mi trovo a Palermo. Nonno è mamma, è nonno papà paterno, paterno Vincenzo okay. Bruno. Quindi papà sarà felice. Sì, quando lo scoprirà. Sarà una sorpresa. Vabbè, una bella sorpresa, bellissimo. Farà piacere. Mi auguro, Jerry. Abbiamo avuto altri bravi con questa tecnica, ma che ci sapessero tirar dentro come hai fatto tu, perché ci guardavamo in faccia io, Maria e Zerbi, mentre tu lo facevi nella storia, secondo me va oltre la tecnica. Tu fai quasi un disegno animato e vorremmo non cancellarlo mai, però sappiamo anche che la bellezza della tua arte è quella che poi con un soffio ci passi sopra e quello potrebbe diventare tutta un'altra cosa. Ma è anche un po' come nella vita, sì. Che su qualcosa di distrutto si cerca di costruire e andare avanti. Molto bene, per me vale. Mi è piaciuto molto, anche per me vale, brava. A me è piaciuto molto e vediamo il pubblico, ti premia anche la giuria popolare con un bel 98%. Oh là là. Brava! Viva i nonni! Grazie! Sarà pazzo di gioia! Grazie Maria! Pazzo di grazie. Gioia! Mi ha aiutato lui stasera! Avrà guardato e avrà detto brava mia nipote! Bravo. Grazie, grazie tante! Ciao!